Benvenuti amici, io sono Salpini, posto ci siamo su Dislight, gioco che sta letteralmente spopolando. Quindi avevo provato il gioco un po' per fatti miei, ho notato che effettivamente vale la pena portare un episodio sul canale. Quindi vediamo un po' come va. Ci troviamo ora al centro proiezione dell'Unione, dove possiamo girare i dischi per ottenere Esper. Quindi i nostri personaggi sono degli Esper. Quindi un giro 1 o giro 10, però io ne posso fare solo uno, quindi facciamone uno. Vediamo un po', segui il ritmo. Ok, in che senso? Il mio ritmo proprio fa schifo, però si è aperto lo stesso, va benissimo lo stesso. Che mi state dando? Un Esper super mega power? Power c'è scritto, però Mona 4, Mona 4 stelle. Sarà mega power, no? Artemide. Gli diamo una reliquia così da avere un attacco più 15 e un attacco più 12. Tutto, aumento tutto. Equipaggia. L'Esper ha avuto un aumento di potenza, ma potremmo decisamente fare di meglio potenziando le reliquie. Andiamo a potenziare anche le reliquie. Giustamente. Potenzia, spendiamo soldi come se fossero gratis. Oh, abbiamo potenziato la reliquia, quindi farà ancora. Il suo potere sarà maggiore, quindi ci potenzierà di più l'attacco. Ehi, non crederai a quanta differenza può fare un intero set di reliquie. Raccogliamone il più possibile nelle fasi della storia. Perfetto, quindi andiamo a fare la storia. Inizia il tuo viaggio con Mona. Forza Mona, spicciati, andiamo a fare il viaggio. Ricompensa del capitolo è Ilena. Facendo il capitolo sbloccheremo un nuovo Esper. La mia squadra è ovviamente questa. Battaglia, forza. Lui è debole contro Brin. Direi di utilizzare Brin. Guardate qui che grafica, ragazzi. È fantastico. 1880, l'ho one shotato. Quasi, quasi. Ci è mancato pochissimo. Allora, piano, gente brutta e cattiva. Sentite la musica pure che accompagna tutta la lotta. Allora, lei è Mona, quella che abbiamo sbloccato adesso. Quindi, questo che faccio? Niente. Quindi vediamo questo colpo probabilmente colpisce, ecco, tutti i nemici 4 volte. Facciamolo. E via, tutti i nemici 4 volte. Li one shot tutti. Boom. Non li one shot, quello sì, perché mi mancava poco. Però, ecco, questo è fortissimo. L'attacco di questo è fortissimo, guardate qua. Tac. E colpisce anche l'altro. È mega power questo gioco. In questo gioco gli Esper sono mega power. Fatto, ok. Vittoria. Possiamo livellare un po' di gente. Quindi direi di fare la fase successiva. Forza. Intanto facciamoci la fase successiva. Intanto i nemici sono di livello 3. Io sono di livello 4, 3, 2. Problematica. Allora proviamo gli attacchi. Questo che, con questo potenzio gli attacchi. Ok, a tutti gli Esper alleati per 2 turni. Oppure questo è un attacco normale. Attacco un nemico 2 volte. Ok, io direi di potenziarmi gli attacchi. Rock and roll, attacco aumentato. Quelli si potenziano ulteriormente pure. Ok, piano. Piano con ste chitarrate qua. Ok, questo invece che faccio? Infligge a tutti i nemici danni pari al 70% dell'attacco e ripristina i punti vita per il 15% dei danni totali inflitti. Proviamolo, vai. E via. Gli ho fatto un casino di danno. Ok, super mega power, giudizio, e via che li one shot tutti. Tac, ne attacca 3, il 4 è rimasto vivo infatti. E allora via che lo one shot con lei, tranquilli, Brin, dobbiamo imparare anche i nomi. Fatto, fatto, e via che la schitarriamo, vittoria, che mi date? Altra esperienza, aumento a livello 3, facciamoci anche questa battaglia. Battaglia, attenzione, c'è un nemico di livello 4, eccolo, è lui, è il boss allora questo. Ho sentito dire che abbiamo una nuova fichissima recluta. Pensi che sarà disposta a mettersi in bikini per il mio vlog? Che è? Disc boom. Metti giù quella telecamera. Lo sai che non puoi filmare nulla all'interno del quartier generale dell'Unione. I nostri nemici spiano ogni nostra mossa, signor Q. Signorina Brain, lasci che le presenti, signor Q. Un altro capo delle operazioni. Ah, non era il boss questo. Va bene, poso la videocamera. Quanto siete pignoli? Dai, su. Allora, Q Eros. No, questo è fighissimo. Tocca per... Ma l'avete dato? Sei venuto qui solo per vedere la nuova recluta? Cosa c'è da guardare? Accidenti, le tue ali sono meravigliose. Sono così grandi, posso toccarle. Intendevo, posso giocarci. Cioè, sei un pervertito. Allora, per favore, Q, per favore. Allora, parlavo delle ali, le mie orecchie, Disboom. Smettila, sono venuto a portarvi notizie urgenti. Oh, attenzione, ricordi tutto il caso scoppiato a Via dello Svago ieri? Ho degli indizi. Via dello Svago, ci sono notizie di un uomo di nome Sig?
Chi è? Ah, questo non sa niente. Mi hanno detto che a causare i problemi è stato un gruppo che si fa chiamare l'Occhio Lunare. Occhio Lunare, com'è possibile un gruppo che non ho mai sentito nominare abbia causato un totale scompiglio? E l'hanno fatto proprio sotto il naso dell'Unione. Si stanno scavando la fossa da soli, te lo dico io, ma non lo so fino a che punto. Ieri Sig è stato rapito da Via dello Svago, voglio unirmi alle indagini. Oh. Novellina, credo che queste mansioni vadano ben oltre il tuo compenso. I ragazzi di oggi sono proprio spericolati. Direi che è arrivato il momento di darti una... Allora, è il boss. Io sento odore di boss a una distanza assurda. Allora, intanto one shottiamo questi, così ci portiamo avanti con il lavoro. Tac. Ok, io c'ho il colpo normale. Assolutamente, però non lo one shotto. Spaventapasseri. Ah, è lui, vabbè, se ne è stato fermo. Questo attacco colpisce un obiettivo. Ok, tac. E non muore, ancora che non muore. E muori, su. Dov'è il boss? Q, eccolo là, perfetto. Attenzione all'abilità di Q. Scherzo dell'etere. Questa con lei. Fatemi leggere se mi dovete far leggere, però. Allora, potenziamo l'attacco. Rock and roll. Quello che mi one shot, no. Fanno una marea di danno. Mi stanno per one shot. Attenzione. Frecce lunari. E via. Boom. Non gli ho fatto un fico secco. Non gli ho fatto un fico secco. Allora, infligge danni al nemico pari al 200. Vabbè, facciamo questo, va. Forse avrei dovuto selezionare il nemico quindi. Ok, quelli. Fatto. Lui è potentissimo. Quello è ancora vivo comunque. Sei una brutta persona, tu. Mi stavo per shottare. Ancora vivo, La potenza di questo essere. Oh, finalmente. Finalmente. Vai via, che io ho la squadra troppo perfetta. Nuovo Esper. L'abbiamo con noi squadra. Lo mettiamo subito. Allora, vittoria. Oh, ho vinto, sì. No, bellina. Per poco non mi hai rotto la telecamera. Oh, non pensate male. Hai perso. Andiamo, non capisci che ci stava andando piano con la novellina? Sembri proprio brava. Potrai unirti alla mia squadra dopo il tuo esame di ammissione. Quindi posso entrare a far parte della squadra delle ricerche Discboom? L'ho già provato, ho detto che puoi farlo. Non c'è bisogno di rompere. Vabbè, sospira. Non sarà una missione facile, sarà pericoloso. Posso farcela, Discboom. Dannazione. E va bene, se proprio insisti, invierò la richiesta al lab. Sospira. Allora, mi duole dirlo, ma per dimostrare la tua forza al lab, la tua prossima prova sarà più difficile. Proviamo. Nessun problema, sono veramente pronta a tutto. Ok, non ignoratemi. Tu fatti gli affarci tuoi. Allora, adesso mi fanno male le orecchie. Va bene, visto che sei qui, ti dispiacerebbe aiutare Drew con l'addestramento di Brin? Visto che me lo chiedi così gentilmente, immagino che potrei farlo. Bene, è il momento di affrontare avversari più forti di questi bot d'addestramento. Va bene, forza, andiamo. Oh, direi di livellare. Non siamo al boss. Allora, io direi di livellarmi un po' i personaggi, perché lì il boss sarà incacchiatissimo. Però vediamo la mappa. Attenzione, abbiamo capitolo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Abbiamo un totale di 12 capitoli. Mi ricordo un po' leggenda a questo gioco. Allora, panoramica bottino. Va bene, bottino. Allora, io vorrei potenziarmi i personaggi. Andiamo indietro. Allora, aggiungerei un'altra reliquia a Mona. Equipaggia. Possiamo potenziare quelle che abbiamo. Potenzia per 540. Ok. Portata al 2. Potenziata al 2. Perfetto. Possiamo potenziarla al 3 per 810. Ok. L'abbiamo al 3. Fatto. Direi che non è più potenziata. Sì, invece. Vabbè. A livello 3. Potenziamo anche gli altri, ovviamente. Non è che potenzio solo lei. Forza. Andiamo alla storia. Continuiamo la storia. Siamo all'1-7. Loro sono tutti di livello 4. Però io qualcuno al 6, al 5 ce l'ho. Mi va benissimo così. Forza. Battaglia. Adesso. Ma che sono cristalli? Che ha fallito? Stordimento. Iniziamo benissimo. La velocità ha una grande importanza, poiché influisce su quando un esper può muoversi. Non dimenticare di controllare ogni tanto la barrazione durante la battaglia. Vabbè, intanto mi potenzio l'attacco. Così almeno, ecco, io posso legare eventualmente. Oppure infliggere danni a tutti del 90%. Forza, danni a tutti! Uno schifo, sto più è un po' inutile secondo me. Ma forse devo capire a livello 1 ancora. Allora, danni a tutti, c'è a 3 più che altro. Tac, tac, tac. Ok, mi è rimasto l'ultimo. Direi di shottarlo a mani nude.
quantomeno con attacchi normali. Maledizione. Fatto, fatto. Ok, dai, che aspetto il boss. Andiamo alla fase successiva. Sì, non fare tanto scattrino perché non hai fatto nulla. Livello 6, fase successiva, forza. Battaglia. Ecco, siamo al boss, ragazzi. Boss di livello 8, spero non mi one-shotti. Allora, il boss è dopo di loro, ovviamente. Veleno. Potenziamento attacco. Ok, io ci vado, va bene così. No, lui, me li leggo. Me li leggo al dito, questo che facevo. Infligge il danno al 100%, pari a 1. Vabbè, io non lo so. Vabbè, li leggo, va, infligge. Leghiamo la gente. Tac. Oh, però fa un sacco di danno. Va bene, io... Vabbè, attacco allora, scusate. Attacchiamo con le frecce, via. Quello rimane vivo, però ci vado con attacchi normali. Il super mega power è... lo lascio alla fine con il boss. Eccolo lì, il boss. Mamma mia, quanto è grosso. Colpo letale. Non era tanto letale. Mi ha fatto sanguinamento. Cosa sta a fare qua? Il nemico è ora in modalità furtività e non può essere selezionato. Usiamo un attacco. Usiamo un attacco. Ma datemi il tempo di leggere, brutti esseri. Allora, ci vado con questo. Vediamo un po'. Allora, intanto gli ho fatto un sacco di danni. Poi, non c'è bisogno di legarli? O li leghiamo? Li leghiamo entrambi. Così li faccio danni a tutti e due. Legati. Ho legato il boss invece. Vabbè, quello è morto. Va benissimo così. Poi, non facciamo più danni. Dobbiamo praticamente distruggere questi, altrimenti non facciamo danno al boss. Colpo. Potenziamento attacco. Difesa ridotta. Ok, li ho shottati a pari e basta. Attacchiamo come se non ci fosse un domani. Ok. Spezza cuore. Ti spezzo il cuore. Poi faccio più danni col singolo oppure col multi. 100%, 4 volte. Facciamo questo, va. 4 volte. E via. Boom, 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 boom. 20 fulminei. Attenzione, mi sta facendo un po' di danno. E via, contro di lui, non è 2874 critico. L'ho massacrato, letteralmente. E lui è molto forte. Allora, risultati in battaglia. Livello 4 raggiunto, perfetto. 15, vicini, eccetera, eccetera. Ok. Primo pass, 2000. Che è sta a fare qua? Esperimon base, spirito. Ah, questi servono per livellare i personaggi, sostanzialmente. Allora, congratulazioni, Brin. Hai completato il tuo esame finale. Ora sei a tutti gli effetti un membro dell'Unione degli Esper. Niente male, novellina. Congratulazioni per aver superato l'esame. Di solito sono molto critico con i nostri compagni di squadra, ma quello che hai dimostrato è più che sufficiente per me. Benvenuta a bordo. Un attimo, non hai nemmeno chiesto la sua opinione. Magari non vuole farti da badante durante le missioni. Farò di tutto se mi aiuterà a trovare dove è stato portato Sig. Dovresti esserne onorata. Tutti i membri dell'Unione vogliono lavorare con me e comparire nei miei vlog. Ma anche no. Beh, sono ancora un po' preoccupata. La tua squadra ha bisogno di qualcuno di calmo e composto. Qualcuno come Drew. Eccolo. Signorina Brin, signor Q, consentitemi di unirmi alla vostra squadra. Sarebbe un onore, signor Drew. Anche perché sei forte, quindi vieni. Chi se ne frega di Ramoscellotto qua? A maggiordomo invece parli così, perché? È perché tu sei inutile, che boh. Bene, 3 contro 1. C'è una bella maggioranza, poppante. Ecco un documento elettronico per la candidatura da inviare alla squadra. Ho solo bisogno che tu scelga un nome. Salve SP, vi piace? Vi piace, ok. Bel nome, credo che questa squadra avrà un enorme successo nel mondo degli Esper. Fatto, ragazzi. Che fa? Vi prendete un drink? Ottimo. Nuovo Esper, chi? Elena o Elena. Vabbè, ragazzi, lo vedremo eventualmente al prossimo video. Sempre se nuovo capitolo, ovviamente. Capitolo 2 sbloccato. Dischi d'oro 2, ricompensa il capitolo. Completa il capitolo per tenere una grande ricompensa. 2 dischi. Gioco fighissimo. Quindi mi raccomando, se vi è piaciuto lasciate un bel like, iscrivetevi al canale se siete iscritti, attivate la campanella. E per oggi è tutto, al prossimo video. Oggi siamo su chi muore per primo. Vudar's Fist. Ne avevo provato già un altro un po' di tempo fa, però questo è diverso, quindi vediamo. Partiamo con Cicciuzzo, con bandiera italiana. Dalla Cicciuzza la riscossa, ovviamente, e dovremo